Siamo molto contenti di aver potuto contribuire al restauro di questa importante pala d'altare di Pier Francesco Fossi, un artista tutto da scoprire al quale abbiamo dedicato alla Galleria dell'Accademia di Firenze la prima mostra monografica in Europa. Ed è molto bello che il padre Pagano, priore della Chiesa di Santo Spirito in Oltrarno, che in genere non presta opere, è stato disponibile a darci in prestito la Resurrezione. In cambio abbiamo restaurato la Trasfigurazione, che è un'opera spettacolare. Foschi in questa chiesa ha avuto la commissione di 3 pale d'altare, una cosa molto importante, stiamo parlando della metà del Cinquecento. Lui è un artista che usa questa tavolozza di colori pazzeschi che noi chiameremmo pop, dei colori proprio cangianti, molto intensi, molto osé, questo suo rosa e poi i movimenti delle figure sulle sue opere sono incredibili. Anche qui uno ha la sensazione che non si reggono in piedi perché sono tutte a girarsi contorte, in contrapposto, serpentinate, ed è proprio questo che crea il movimento che nel manierismo si usava e che dà proprio la sensazione di vivacità, di movimento, di vento che creano, che anima questo gruppo di persone che stanno ognuna per conto suo. Non è che sia un gruppo che si è rivolto all'altro in dialogo, ma ognuno ha una sua posizione diviso dagli altri, però l'insieme è spettacolare. C'è un valore anche di messaggio, secondo me, no? Perché quando un'opera parte o un'opera viene restaurata si crea un certo interesse, non solo diciamo tecnico o artistico, ma anche del messaggio, come abbiamo potuto ascoltare, può dare quell'opera, perché l'autore, l'artista ha voluto fare quell'opera. In questo caso, appunto, essendo artisti, come era stato anche Michelangelo stesso, in forte relazione con la comunità agostiniana, è chiaro che poi davano forti messaggi, non solo diciamo legati alla Sacra Scrittura, ma anche legati alla spiritualità dell'ordine che ospitava l'artista, insomma. Quindi, e questo crea un certo interesse. Poi il terzo punto è che è chiaro, la Basilica stessa, avendo un'opera in più restaurata, acquista uno splendore maggiore, perché è chiaro, qui era tutto scuro questa opera, invece adesso c'è una luminosità che in quest'angolo è chiaro arricchisce ancora di più il tutto.